Questa sera al Palazzo Palumbo di Giuliano con ingresso gratuito, evento Cenerentola 2015, Principessa per una notte, organizzato da Young Fashion Agency di Nancy Danne e Gaetano Agliata, con la direzione artistica di Andrea Axelnobile. Una serata dedicata alla bellezza femminile e anche al rilancio dei nuovi e vincenti brand del territorio campano. A proposito di rilancio del brand campano, turismo in ripresa, almeno stando alle stime, alle presenze dei turisti in questi giorni in città. Sentiamo Valentina Soria. Siamo qui in compagnia di Maurizio Maddaloni, per 5 anni e diversi mesi presidente della Camera di Commercio di Napoli, attualmente presidente di Confcommercio Campania. Allora, presidente, qual è il bilancio che possiamo trarre per questa fine 2015 proprio per il rilancio delle imprese campane e cosa dobbiamo aspettarci per il 2016? Ma un bilancio sicuramente migliore di quello che commentavamo l'anno scorso per il 2014. L'economia sicuramente in una fase di leggera ripresa, non stiamo parlando in termini trionfalistici, ma sicuramente alcuni dati sono migliorati. Il dato complessivo dell'export è migliorato, il dato turistico è del tutto soddisfacente, il dato del commercio è meno asfittico e negativo di quello che abbiamo registrato nel 2014, grandi dismissioni, chiusure e quant'altro, quindi un quadro moderatamente positivo. Parliamo del credito alle imprese, quali sono le attività effettivamente messe in campo per aiutare le imprese in questo settore? Guardi, lei tocca un argomento che è stato poi al centro di 5 anni dell'attività intensa su a 100 gradi del nostro lavoro, perché in particolare il sistema camerale si è molto impegnato sul credito, perché fare leva sul credito secondo noi significa anche recuperare le economie persistenti, dare possibilità alle imprese che sono in affanno di alleviarsi di questo affanno e soprattutto dare possibilità al sistema delle imprese, che da noi, dalle nostre parti, è soprattutto caratterizzato da micro e piccole imprese, di poter essere agevolate con i provvedimenti di accesso al credito nei loro processi di rinnovazione, tecnologica, di modernizzazione e di possibilità di stare sul mercato, soprattutto dell'attività dell'export. Bene, spazio adesso al break pubblicitario, torneremo tra poco parlando di calcio.